Buonasera e ben ritrovati. Nuovo appuntamento con TG Piemonte. Questa sera partiamo dalla politica. Si è svolta ieri anche a Torino, come in tutte le altre regioni italiane, la convention di Fratelli d'Italia, un anno dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. I partecipanti hanno fatto il punto sui risultati politici ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere per il bene dell'Italia. L'incontro si è tenuto a Torino, appunto all'Hotel Principi di Piemonte. All'iniziativa nel capoluogo piemontese ha preso parte anche l'assessore regionale al welfare, Maurizio Marrone, che ha parlato dei programmi del suo partito e anche del caso Gianbruno, ex compagno di Giorgia Meloni. Sentiamo. Un anno di Fratelli d'Italia al governo, diciamo però un compleanno amaro per Giorgia Meloni. Poi c'è stata una convention appunto di Fratelli d'Italia, che cosa è emerso? Questa giornata di ieri abbiamo potuto fare chiarezza su quali sono i tanti risultati di miglioramento del quadro economico, di miglioramento della tenuta soprattutto del paese, che è riuscita a realizzare il governo Meloni in mesi davvero complicatissimi a livello di congiunture internazionali, nuovi conflitti, collassi macroeconomici a livello continentale, per cui il fatto di essere riuscita a tenere in piedi l'economia e soprattutto di riuscire a investire nuove risorse in sanità e welfare è sicuramente un obiettivo che non era facile raggiungere. Poi sì, ci sono stati di sicuro attacchi molto pesanti anche nella sfera privata, sciacallaggi mediatici a cui però purtroppo siamo piuttosto abituati. E in ogni caso Giorgia Meloni ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria forza e soprattutto il fatto di non farsi intimidire mai, che per chi raccoglie le speranze di tanti italiani, di un governo davvero libero e che faccia davvero una volta per tutte i loro interessi, è una garanzia davvero fondamentale per tutti i cittadini che ci hanno votati e per tutti gli italiani in generale. Adesso Fratelli d'Italia ovviamente va avanti, quali sono i vostri obiettivi? Ma gli obiettivi sono di sicuro di portare quelle riforme anche strutturali di cui il nostro paese ha bisogno, tra questi anche la stabilità dei governi, quindi la riforma costituzionale, ma anche tante comunque riforme di cui c'è necessità, penso anche alla semplificazione, insomma tutto quello di cui ha bisogno l'Italia per raggiungere un livello di modernizzazione che la renda competitiva con tanti altri soggetti insidiosi a livello internazionale. Come sta la Premier Meloni? Ma lei l'abbiamo vista molto forte, molto tosta, come l'abbiamo sempre peraltro conosciuta, basti pensare che non si è sottratta, ha voluto partecipare di persona al tavolo di pace del Cairo proprio perché è consapevole degli enormi rischi che porterebbe un allargamento di quel conflitto a tutto il Medio Oriente, quindi è sempre sul pezzo ed è sempre a servizio degli italiani. Ora la cronaca, perché torniamo sull'incidente che venerdì scorso ha portato alla morte di una ragazza di 16 anni in Corso Casale. Questo pomeriggio sotto il comune di Torino si è svolto un presidio di genitori e bambini che vivono o vanno a scuola nella zona in cui è avvenuto l'incidente, per riportare in primo piano la sicurezza in quel tratto di strada. I manifestanti chiedono un intervento del comune per fare in modo che gli automobilisti riducano la velocità. Non basta aver rifatto le strisce o aver messo un lampeggiante che neanche si vede, serve qualcosa di più evidente: dei dossi, un semaforo, dei dissuasori di velocità. Temevamo la tragedia e purtroppo c'è stata, proseguono. A incontrare i genitori il sindaco Stefano Lorusso, che in questo pomeriggio ha anche sentito al telefono la zia della ragazza uccisa. Una tragedia che lascia senza parole, dice, promettendo soluzioni tecniche che diano risposte in tempi brevi. Sul tema si era anche espresso il comitato Torino Bellissima, chiedendo l'installazione di un semaforo proprio in concomitanza dell'attraversamento stradale dove è stata investita la ragazza ucraina. Ora invece passiamo all'economia, perché è allarme attività commerciali. Secondo gli ultimi dati di Confesercenti, in 10 anni si registrano 3.000 nuove aperture in meno in Piemonte. Parliamo di un 70% in meno, un dato anche peggiore della media nazionale, a incidere Carovita e concorrenza del web. Vediamo. SOS Negozi Cercasi. In Piemonte in 10 anni ci sono state ben 3.000 aperture in meno. Secondo i dati dell'Ufficio Studi di Confesercenti, sono sempre di meno i commercianti che nella nostra regione decidono di avviare una nuova attività. Per la precisione si registra un 70% in meno in 10 anni, con un meno 9% nell'ultimo anno. Se nel 2013 le aperture di nuovi negozi erano 4.581, oggi si riducono a 1.380. Non solo, se si considera la media nazionale, il Piemonte fa decisamente peggio.
siamo ben lontani dal 54% nazionale. Nell'ultimo anno si registra in Italia un meno 8%. Perché i commercianti non investono più? La risposta sembra essere abbastanza banale quanto preoccupante. Il caro vita, il costo di materie prime e l'energia e la grande concorrenza del web non fanno che dare nuova linfa a quello che oggi è chiamato il fast fashion, o shopping veloce a basso prezzo e di bassa qualità. Perché doversi muovere nel traffico della città quando posso comodamente ordinare il mio capo preferito dal divano? Eppure le ricadute sul tessuto economico sono notevoli. I negozi non solo devono chiudere, ma non vengono neanche più aperti. Su scala nazionale il Piemonte a livello di percentuali negative è superato soltanto dalla Campania. I settori che più ne risentono sono quelli dei negozi di articoli da regalo e perfumatori, i benzinai, le edicole, i negozi di abbigliamento e calzature. C'è da considerare non solo una ricaduta sul comparto commerciale, ma anche su quello di agenti e rappresentanti di commercio che hanno visto ridursi il ritmo delle aperture di oltre la metà, e chi lavora nei mercati, situazione analoga se non peggiore. La cosa è ancora più complessa a causa di tutte le problematiche relative al rinnovo delle concessioni dei posti, che hanno portato alla chiusura di migliaia di imprese. Anche per questo, a fine 2023 rispetto al 2022, le nuove aperture dovrebbero essere meno di 300. Nel 2013 furono quasi 4 volte tanto. Si tratta di numeri drammatici, riferisce Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte, e soprattutto di una tendenza che pare non aver fine. Secondo le nostre proiezioni, in assenza di interventi, nel 2030 le aperture in Piemonte potrebbero ridursi a poco meno di 1000. Neppure durante la pandemia si era arrivati a tanto. Stiamo assistendo a una vera e propria desertificazione commerciale. L'associazione di categoria chiede quindi un pacchetto di misure per sostenere i piccoli esercizi commerciali, con degli sgravi fiscali soprattutto per i giovani che avviino una nuova attività commerciale, e un regime fiscale di vantaggio per le imprese sotto i 400.000 euro di fatturato annuo. Un cenno di vicinanza, insomma, da parte delle istituzioni, che provi a fermare questo destino inesorabile che sembra riguardare questo settore. Ora invece torniamo sulla cronaca, perché il soccorso alpino ha salvato alcuni escursionisti bloccati a 2.900 metri di altezza. Si sono concluse poco dopo le 3.30 di questa mattina, infatti, le operazioni per recuperare due alpinisti bloccati a 2.909 metri del bivacco Leonesi, un comune di Ceresole Reale. Avevano lanciato una chiamata di emergenza ieri sera alle 19, comunicando di non riuscire a tornare a valle a causa del peggioramento del meteo. Due squadre del soccorso alpino, come state vedendo nelle immagini, speleologico piemontese, li hanno poi raggiunti a piedi intorno a 00:30 e poi li hanno riaccompagnati a valle illesi. Ora torniamo a Torino, perché il rilascio del ticket per parcheggiare in zona blu presto avverrà, dopo aver digitato sul parcometro la targa del veicolo. La novità interessa tutti gli 880 impianti della città, che saranno attrezzati entro dicembre. Vediamo tutto nel servizio. Per parcheggiare in zona blu a Torino sarà necessario digitare nei parcometri la targa del veicolo. L'operazione sarà richiesta al momento del pagamento del ticket. La novità interessa tutti gli 880 parcometri della città, sui quali dai giorni scorsi è in corso un progressivo aggiornamento alla nuova configurazione, spiega GTT. A oggi i parcometri aggiornati sono 171 e si prevede di attrezzare tutti gli impianti entro dicembre. Si tratta di un passaggio aggiuntivo rispetto all'attuale procedura, ma facile da portare a termine. Gli automobilisti potranno seguire le istruzioni direttamente sul display oppure le indicazioni sintetizzate nelle grafiche che si trovano sul parcometro. La nuova procedura permetterà di personalizzare i tagliandi e renderà più efficiente il controllo della sosta, garantendo un miglior servizio agli utenti. Le verifiche del personale di GTT saranno più rapide e precise, anche in caso di accidentale mancata esposizione del ticket, e agevoleranno il diritto di contestazione di una multa, fornendo al proprietario del veicolo un titolo identificativo che consente il ricorso. Questa novità, conclude GTT, è in linea con le migliori pratiche di altri gestori di sosta italiani, dove l'esperienza ha portato a una maggiore sicurezza degli utenti e alla riduzione delle multe. Per pagare la sosta rimangono attive tutte le modalità di pagamento già esistenti. Ora invece ci spostiamo ad Asti, dove la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo di beni per 10 milioni nell'ambito dell'operazione Only You, in cui è coinvolta l'azienda Alpi di Baldichieri, specializzata in macellazione e lavorazione delle carni. Il reato ipotizzato è di evasione contributiva per 1,9 milioni di euro. Gli inquirenti hanno scoperto 4 società fittizie che in realtà fungevano da serbatoi di manodopera. Secondo quanto emerso dalle indagini, attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,
esistenti per oltre 33 milioni di euro nel periodo tra il 2014 e il 2022, la società non avrebbe versato imposte per oltre 14 milioni e mezzo di euro, oltre ai reati tributari di concorso in illecita somministrazione di manodopera. È stato poi ravvisato anche il reato di false comunicazioni sociali. Ora invece parliamo di un evento molto importante che si terrà a novembre proprio nella nostra città, le ATP Finals di tennis. In programma dal 12 al 19 novembre a Torino, sono appunto un'occasione per promuovere lo sport ma anche un volano per imprese e il turismo. Per questo Comune, Regione e Camera di Commercio, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte, hanno preparato un ricco programma di eventi. Tra un set e l'altro ci sarà tempo per incontri, musica, mostre e persino degustazioni. Vediamo. 10 giorni di festa all'insegna dello sport, della musica e dell'enogastronomia. Dal 9 al 19 novembre Torino si veste di giallo e di blu. Per il terzo anno consecutivo tornano le NITO ATP Finals, uno dei più importanti tornei di tennis maschile al mondo. È un evento enorme che porta anche moltissimi turisti. Che cosa vi aspettate quest'anno? Quest'anno ci aspettiamo naturalmente di migliorare i numeri dell'anno scorso, che sono stati numeri importanti, e lo facciamo partendo anche dall'allungare le giornate, sono 10 le giornate di programmazione, da offrire spazi ancora più ampi per i nostri talk, e quindi la stessa roba è avvenuta al Village, quindi insomma ci stiamo preparando per fare in modo che questa edizione superi nei numeri e nella qualità quella precedente. Oltre all'ampliamento del Fan Village vicino al Pala Alpi Tour, dove si svolgono le gare, nella cupola montata in Piazza Castello si susseguiranno 36 incontri con 120 ospiti dal mondo dello sport e non solo, 7 mostre dedicate, appuntamenti diffusi per le strade della città e una festa finale alle OGR il 19 novembre. Beh, noi ci aspettiamo una crescita soprattutto internazionale, anche la presenza per esempio del grande sponsor Nitto qui a Torino, che verrà con tanti suoi propri delegati. Insomma, la presenza internazionale per Torino, che sta crescendo turisticamente, è molto importante. Gli atleti italiani sono importanti, ma è ovviamente l'evento e la vetrina per il nostro territorio che questo grande match sportivo porterà per la città di Torino. Come Camera di Commercio noi guardiamo alle ricadute per il nostro territorio e per la nostra economia. Spazio al cibo, con le degustazioni benefiche per sostenere Candiolo, alla cultura, alla musica, ma soprattutto allo sport. Sinner è l'osservato speciale di questa edizione, da cui ci si attendono numeri record. Avremo un'affluenza record, perché già adesso abbiamo un 60% di biglietti venduti in più della scorsa stagione. Quindi questo fa sì che quest'anno sia veramente un anno straordinario. E invece per quanto riguarda il futuro delle ATP, quali possibilità ci sono sul dopo 2025? Innanzitutto ci stiamo godendo questo momento, stiamo lavorando con l'ATP nelle sedi competenti, con la Federazione Italiana Tennis, noi come Federazione Italiana Tennis and Padel, l'ingegner Binaghi, il dottor Gaudenzi, io anche, e quindi stiamo facendo tutto il possibile per continuare questo percorso, che secondo me sarebbe sbagliato se si interrompesse nel 2025. La concorrenza è tanta, ma siamo pronti, siamo agguerriti, siamo una squadra unita e quindi faremo tutto il possibile. E ora parliamo di un altro evento che interesserà la nostra città, cioè Cioccolatò, perché torna la manifestazione dedicata al cioccolato che invaderà le vie del centro da Piazza San Carlo a Via Roma, ma che quest'anno avrà anche eventi dislocati in altre zone della città. Vediamo tutte le novità del servizio. C'è un gusto a cui quasi nessuno può rinunciare, quello dolce, dolcemente amaro, colorato, speziato del cioccolato. Per tutti i golosi, anche quest'anno torna Cioccolatò, la cioccolateria a cielo aperto di Torino per eccellenza. Cioccolato di Meraviglia a Torino dal 27 ottobre al 5 novembre, Piazza San Carlo via Roma, è spalmato in tutta la città. Le meraviglie perché? Meraviglie, Torino ha tantissime meraviglie sia dal punto di vista diciamo d'architettonico, sia dal punto di vista delle piazze, dei luoghi da visitare, ma al cioccolato, che è la primissima meraviglia che noi facciamo assaggiare in 10 giorni, ma non soltanto, in queste due piazze, in Piazza San Carlo e in Via Roma, e spalmato in tutta la città. La meraviglia di quest'anno saranno la presenza ovviamente sempre di produttori, di artigiani del cioccolato, di tante iniziative, sorprese, ospiti come Deborah Massari il 28 di ottobre a Casa Cioccolatò. Casa Cioccolatò è la casa del talk, dei laboratori, di show cooking, e poi tante attività. Abbiamo con noi ovviamente
il main sponsor Oropuro Caffè con tante iniziative, l'Oropuro Day domenica 29 con una mattina dedicata alla colazione, al caffè, al cioccolato e ovviamente al pasticcino al cioccolato, quelli buoni. Tante diciamo, cose da fare per piccoli e grandi, accontenta tutti. Presenti gli artigiani con gli imprenditori, da Guido Gobino, Guido Castagna, Arzilli con La Perla, Appendino, Bella Sorrisi, quindi tante le presenze torinesi, noi vi aspettiamo. Il cuore pulsante dell'evento saranno Piazza San Carlo e Via Roma, ma molti anche gli angoli della città in cui il cioccolato sarà protagonista, dal Trenino delle Meraviglie che porterà i più curiosi in giro per il centro città a Cioccolatissima che colorerà Barriera di Milano con una mostra d'arte diffusa. Ma le novità non sono finite qua. La novità di quest'anno è anche il cioccolato sospeso. Che cos'è? È la grande novità, quindi questa iniziativa insieme al Serming, sarà un urla vicino a Casa Cioccolato dove ovviamente poter comprare del cioccolato in più, quindi comprate invece che 10 cioccolatini ne comprate 12 e quei due cioccolatini li versate, poi li portate in quest'urna, vogliamo raccoglierne tanto per darlo ovviamente al Serming. E quindi questa diciamo è un'iniziativa insieme anche alla NIDA, che è la nazionale italiana dell'amicizia, che collabora con noi come Onlus, che porterà anche il suo spettacolo animazione fuori da Cioccolato. Andremo anche insieme al Sermiga e ai suoi cioccolati a Mondo Juve e quindi faremo lì delle iniziative per i bambini. È importante anche ancora una cosa, la cucina dedicata al cioccolato con ovviamente lo spazio con Chocolate Experience, dove c'è veramente un ristorante dedicato al cacao insieme anche agli amici di Pasta Girardi e Pasta al Cacao, si potrà acquistare della pasta fresca al cacao. Quindi Cioccolato sta per tornare e i torinesi hanno già l'acquolina in bocca. E questa era l'ultima notizia di questa sera. Ora ci sono le previsioni del tempo in collaborazione con Tribimeteo. Una buona serata, restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. In serata, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Nel pomeriggio, in pianura, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti.